Tre anelli a re degli elfi sotto il cielo che risplende, sette ai principi dei nani nelle loro rocche di pietra, nove agli uomini mortali che l'altrisse morte attende, uno per l'oscuro sire chiuso nella reggia tetra, nella terra di Mordor dove l'ombra nera scende, un anello per domarli tutti, un anello per trovarli, un anello per ghermirli e nell'oscurità incatenarli, nella terra di Mordor dove l'ombra cupa scende. Il Signore degli Anelli, The Lord of the Rings, è un romanzo epico fantasy scritto da John Ronald Tolkien e ambientato alla fine della terza era, nell'immaginaria Terra di Mezzo. Scritto a più riprese tra il 1937 e il 1949, fu pubblicato in tre volumi tra il 1954 e il 1955. Tradotto in almeno 38 lingue, con decine di riedizioni ciascuna, resta una delle più popolari opere letterarie del XX secolo. La narrazione riprende dove si era interrotto un precedente romanzo di Tolkien, Lo Hobbit. La storia narra della missione di nove compagni, la Compagnia dell'Anello, la quale rappresenta tutte le genti dei popoli liberi della Terra di Mezzo, partiti per distruggere il più potente anello del potere, che renderebbe quasi invincibile il suo padrone Sauron, se solo ritornasse nelle sue mani. L'intera saga ha esercitato nel tempo un influsso culturale e mediatico a diversi livelli, ottenendo attenzione sia da parte di critici, autori e studiosi, che da parte di semplici appassionati che hanno dato vita a gruppi e associazioni culturali, come le varie società tolkieniane, sparse in tutto il mondo. Il romanzo è ispirato e continua a ispirare libri, videogiochi, illustrazioni, composizioni musicali, è stato adattato per la radio, il teatro, il cinema, come nel caso della trilogia diretta da Peter Jackson. L'adattamento cinematografico di Peter Jackson ha guadagnato 17 Oscar, 4 per La Compagnia dell'Anello, 2 per Le Due Torri e 11 per Il Ritorno del Re. I premi Oscar attribuiti a tre film coprono quasi tutte le categorie, ma nessuno, incredibilmente, per le categorie relative agli attori. In particolare il premio come miglior film al Ritorno del Re può venir considerato un premio dato all'intera trilogia da parte della critica. La premiere di Ritorno del Re si tenne a Wellington in Nuova Zelanda il 1 dicembre del 2003, fu affiancata da celebrazioni dei fan e da promozioni ufficiali. Il Ritorno del Re è stato anche il secondo film nella storia, dopo Titanic, a guadagnare più di $1 miliardo in tutto il mondo. Questo film, come incassi, è il terzo film migliore di sempre nella storia del cinema, sempre dopo Titanic e Avatar. Alla notte degli Oscar 2004, il Ritorno del Re vinse, come detto, tutte ed 11 le statuette per le quali era stato candidato, eguagliando il record di Titanic e Ben-Hur. La trilogia di Jackson è ad oggi quella che ha incassato di più nella storia del cinema.